Ciao a tutti e ciao a tutte, sono Martina e benvenuti in questo nuovo video. La luce di questo video è molto strana perché c'è la ring light lì sparata. Il fatto è che sono le 10 di mattina, ma praticamente è buio pesto di fuori perché è brutto tempo e vabbè, bisogna accontentarsi. A mali estremi, estremi rimedi. Io non sono una fan delle luci così da studio. Spero non sia troppo innaturale, ma tant'è, non è che ci sono tante altre alternative. Se voglio fare questo video. Come vedete, il video di oggi è un video in compagnia, nel senso che qui c'è il mio fedele squaletto, compagno di tante disavventure, soprattutto mascotte per supporto morale, perché fare questo video è molto più difficile di quanto immaginassi. Voi direte, cioè io pensavo più che altro, è molto più facile mettersi qui, parlare a ruota libera di qualsiasi cosa ti viene in mente, dei tuoi pensieri, di te, piuttosto che, non so, prepararsi la recensione dell'ultimo libro uscito che prevede comunque del lavoro dietro. Invece preferirei mille volte che questo qui fosse un video recensione, un video sulle uscite, un video unboxing, piuttosto che questo video qui. Ma so anche che voglio fare veramente questo video perché sono giorni, ma giorni più che altro settimane, che ci penso, che mi dico voglio farlo, voglio parlare, voglio esprimermi, voglio essere più me e meno Martinao. E quindi niente, insomma, benvenuti in questo tristissimo video con una tristissima luce, con dei tristissimi capelli perché non ne vogliono proprio sapere di assumere una posa decente. Sarà lo stress, sarà l'inverno, sarà qualsiasi altra cosa, ma non li sopporto più, vabbè. Io non so da dove cominciare, non so che titolo dare a questo video, non so neanche esattamente cosa dire. È molto difficile perché questo è un video personale, un video che racchiude un po' i miei pensieri di questo periodo. Se mi seguite su Instagram, non vi dirò di seguirmi su Instagram, però facendo così ve l'ho praticamente detto, vabbè. In ogni caso, se mi seguite su Instagram avrete visto che è da un po', ormai direi da un mese, che la mia vita ha preso una piega veramente molto negativa. Io leggo sempre su internet quelle classiche frasi motivazionali che ti dicono non fare in modo che un giorno negativo diventi un periodo negativo. E lì per lì sono, sì, deve essere così, ogni giorno bisogna svegliarsi con positività, però poi quando effettivamente ti trovi dentro, ti trovi immerso in un periodo negativo, non puoi far finta che non succeda nulla, insomma, non puoi far finta che le giornate siano tutte belle, soprattutto quando la negatività non viene soltanto da un lato della tua vita, magari un qualcosa non va, ma tutto il resto è meraviglioso, ma quando sei poi totalmente immerso in questa negatività, quando ogni lato praticamente della tua vita è oscuro, bene, è molto difficile andare a vedere il positivo, sentirsi bene e trovare gioia anche in quelle cose che magari una volta in passato ti facevano star bene. Questo è il mio caso in questo periodo. Ci sono tanti motivi per cui una persona può star male, e per star male intendo psicologicamente male, non fisicamente. I motivi sono ovviamente per motivi interni, nel senso c'è qualcosa dentro quella persona, c'è qualcosa in quella persona che la porta ad affrontare in modo negativo la vita e gli eventi della vita. Per motivi esterni, nel senso c'è qualcosa al di fuori di quella persona, nell'ambiente in cui vive, nelle persone che frequenta, che la portano a star male. E ci sono poi quei motivi futili, no? Quelle sciocchezze che sono niente, sono cavolate, però poi in un contesto in cui tutto va male non fanno altro che mettere un carico da 90, insomma, non fanno altro che peggiorare. Io credo di aver toccato in questo periodo della mia vita il fondo. Non sono mai stata così male, così infelice in tutta la mia vita. Io ho 25 anni, sono molto giovane, qualcuno di voi penserà, altri penseranno wow, sei più grande del previsto. Ho 25 anni e mi sento di star passando per ora il periodo più brutto di tutti, per tanti motivi. Sono stati una serie di motivi uno dietro l'altro. Io non so neanche se voglio dirli questi motivi, perché alla fine molti sono estremamente personali, altri sono un po' più generici, un po' più facili da comprendere, altri sono difficili se non si è nella mia situazione, ma sta di fatto che sto male, sono molto triste e
non so se questa cosa va bene. È un mese che praticamente non riesco neanche a capire qual è il motivo per cui mi sveglio la mattina. È una cosa assurda, perché io sono sempre stata una persona che ha sempre avuto tanta motivazione, che anche nei periodi più no, anche nei periodi più diciamo statici, ha sempre trovato un motivo, un ok, c'è un obiettivo che devo portare a compimento, anche se in questo periodo magari mi sembra di non star lavorare abbastanza a questo obiettivo, sicuramente poi sto facendo dei piccoli passi per arrivare. Ecco, in questo periodo della mia vita mi sento che niente ha senso, cioè quelle volte che ti svegli e dici: caspita, è un'altra giornata di merda. Scusatemi il francesismo, però è così, insomma, non riesco a vedere la luce in fondo al tunnel, no? Ho letto anche una frase che diceva: se non riesci a uscire dal tunnel, arredalo. Molto simpatica, però non è proprio facile, ecco. Io sto passando un periodo veramente triste, mi sento molto sola, mi sono resa conto che tutte quelle persone che ho intorno, avevo intorno, non sono poi tante, ma comunque ci sono. Ecco, sapete, no? La frase del gli amici si vedono nel momento del bisogno, io ho bisogno e non vedo nessuno. Questa è una cosa molto triste. Perché io mi sento sempre, sono sempre stata una persona molto disponibile, una persona che c'è sempre e mi sto rendendo conto che ora che io ho bisogno non c'è nessuno. Quelle classiche cose del: ehi, ci vediamo? Eh no, sono occupato. Ehi, allora ci vediamo un altro giorno? Poi ti faccio sapere. E poi ti faccio sapere, rimane sempre un po' e ti faccio sapere. E succede sempre che devo sempre andare io lì a scrivere, a chiedere: ehi, ma ce la facciamo questa cena fuori? Ehi, ma andiamo a mangiare questo? Andiamo di qui, andiamo di lì, per sentirmi sempre dare le solite risposte del sono occupato. È pur vero che io non sto effettivamente gridando aiuto a gran voce, dicendo: ehi, ho bisogno di qualcuno che stia con me. Non lo sto facendo perché non ho paura, semplicemente perché quei piccoli gridolini che sto dando mi vengono sempre soffocati, ecco, nel senso che quando parlo con le persone che ho intorno, quando magari provo ad esprimermi, mi accorgo che quelle persone non sono effettivamente interessate. È brutto da dire, però sto parlando del mio problema, mi sto aprendo piano piano e la persona accanto comincia a dirmi: ma lo sai anch'io, e parla dei suoi problemi. Io capisco che tutti, insomma, abbiamo i nostri, ecco. Però tutto questo per dirvi che effettivamente le persone che credevo amiche si sono rivelate una grande delusione. Ho avuto tante delusioni in questo periodo della mia vita a livello di amicizia. Persone comunque con cui ero legata sono totalmente sparite nel nulla perché magari hanno trovato un lavoro, perché magari hanno trovato un fidanzato, perché magari qualsiasi altra cosa, insomma, sono sparite nel nulla e erano persone per me comunque importanti, no? Pilastri della mia vita, quelle cose che tu dici: caspita, ma non succederà mai a me, caspita, ma io questa persona la conosco, non lo farà mai. Ebbene, poi lo fa. Oppure mi succede, mi è successo che persone che appunto credevo amiche, cioè che reputo amiche magari, l'unica cosa di cui si riesce a parlare sono le frivolezze, si riescono a fare soltanto cose più banali insieme, ecco, non riesco poi magari, questa per una mancanza mia, a esprimermi del tutto, un po' perché io, vi ripeto, ci provo, c'è quella cosa del provo un pochino a chiederti di stare insieme perché effettivamente ne ho bisogno. Poi che magari posso farlo col sorriso o altro, io sono una persona che tende a non disturbare gli altri, a non inserirsi troppo, oppure semplicemente quella persona che: ah, oggi non posso, va bene, non fa nulla. Non sono quella persona che magari ti risponde: ma non puoi mai, ma insomma, che vogliamo fare? Ma non è che poi sempre, vi ripeto, mi sono sentita chiudere tante porte in faccia, ecco, questo sì, questo è un po' strano, un po' incoerente quello che sto dicendo, però questo è uno dei motivi per cui sto male, una delle cose che mi ha fatto cambiare, mi ha fatto capire, mi ha fatto, ok, immaginare che forse non è tutto effettivamente bello come mi sembrava. Accanto a questo ovviamente c'è
Ci sono problemi legati a, ve l'ho detto già in un altro video, a un mio familiare che sta molto male, peggio di quanto si credesse. Questa cosa ha portato molto scompiglio all'interno del mio ambito familiare, in cui tutti sono di corsa, tutti sono nervosi, niente va bene, tra pochissimo è Natale, io il Natale neanche lo sento, cioè non so neanche perché ci sono le lucine qui dietro. Io adoro il Natale, è sempre stato uno dei periodi migliori della mia vita. Quest'anno è Natale, praticamente mancano 2 giorni e io credo che quest'anno non riceverò regali, non avrò pacchettini da aprire il giorno di Natale, né tantomeno avrò persone accanto, cioè che stanno pensando a festeggiare il Natale, ecco, perché i pensieri sono tanti, le cose sono molte. Ovviamente in tutto questo c'è la mia ansia, la mia paura, la mia, non lo so, angosce per tutto quello che sarà, il mio futuro sempre più vicino, cioè la fine dell'università sempre più vicina, il poi dopo che cosa faccio. Vorrei andare via, ma al momento non ho modo di andare via, quindi non lo so. C'è tanto da dover costruire e sicuramente non è il periodo giusto, il clima migliore per costruirlo, per pensare, per lavorarci, perché tutto è cupo, ecco, vi farei vedere la giornata di oggi e effettivamente sta rispecchiando molto il mio umore, che non è per niente, non è per niente positivo, e lo so, l'ho detto, lo sto dicendo 1000 volte all'interno di questo video, che non ha una coerenza, perché sto parlando a raffica di cose a caso, di cose che non interessano a nessuno, e questa è la verità. E questa è un po' la consapevolezza, no, che sto assumendo. Tanto puoi parlare, tanto puoi pensare, tanto puoi essere, ma non interessa a nessuno. Noi siamo la generazione delle persone che scrivono poesie, scrivono frasi, scrivono libri su Instagram, ok? Scrivono storie, scrivono di sentimenti. E poi effettivamente quando si ha a che fare con i veri sentimenti, no? Con qualcuno accanto che ha del sentimento e qualcosa da dirti, da parlarti, ecco, si è altrettanto su Instagram, su Facebook, a scorrere la home e a guardare le storie e a non ascoltare effettivamente. Perché è brutto anche fingere, ok? Io sto sentendo anche la discrepanza tra la me che finge che va tutto bene, no? Ok, che tanto va tutto bene, ma sì, ma passa, vabbè, ma non fa niente, vabbè, ma che vuoi fare? Queste classiche frasi, no? Che si ripetono. E la me che effettivamente poi sta lì sotto e dice: no, non va bene. Mi basta un appiglio, mi basta una parola e scoppio in lacrime, capito? È proprio. È un periodo molto brutto, Squaletto lo sa. Squaletto mi è sempre accanto e questo, insomma, io non so neanche perché sto parlando, di cosa ho parlato, non ho effettivamente un plot da seguire, cioè in realtà ce l'ho, però è troppo personale, ecco, da tante cose da tralasciare. Sai, fatto comunque che sto vivendo un periodo molto instabile, molto, molto così, molto solo, più sola che mai, anche se in realtà, cioè, non è che io non abbia effettivamente qualcuno intorno, semplicemente non mi sento capita da quel qualcuno che ho intorno, e questo forse è la cosa peggiore, no? La solitudine nella moltitudine. Ma vabbè, insomma, questa sono io, ragazzi, oltre ai libri, alle serie TV, ai film, ai video unboxing, a qualsiasi altra cosa, sono anche questa. E non posso nasconderlo, perché fingere ancora di più qui su YouTube è doloroso. YouTube è una delle cose per cui mi sento più fiera in assoluto, qualcosa che ho costruito io, che è solo mia, che non condivido con nessuno perché è qualcosa che creo io, ci penso io. E insomma, mi sento triste al pensiero di abbandonare questo canale, infatti non lo voglio fare. Perché voglio parlare anche di questo e non soltanto di che bellissima la nuova ship del nuovo X libro pubblicato dalla nuova X casa editrice. E niente, dai, io credo che mi fermo qui.
probabilmente questi saranno i miei auguri di Natale per voi. Oddio, che felicità! Se siete stati così coraggiosi da arrivare fino alla fine, grazie, io vi ringrazio anche Squaletto. E niente, io vi auguro un buon Natale e vi auguro anche di essere felici, perché il mio desiderio è sempre stato alle stelle cadenti, no? All'ora pari, quando si soffia un soffione, è sempre stato quello di trovare la felicità. Io ci credo ancora, in questo momento è soltanto da uscire appunto dal tunnel, non lo voglio arredare, voglio proprio uscirci. Quindi io auguro a voi un buon Natale, di stare con le persone che più amate. Io niente, vi mando un bacione enorme, ci vediamo in un prossimo, spero presto, video, e niente.